Alberfieri della autofficina Maccaroni, una partita sempre dominata, fin dall'inizio, giusto? Concentrati dal primo all'ultimo minuto, chiunque entrava aveva fame. Sì, ma ho visto esatto, ho visto proprio un esempio su tutti, il portiere, no, nell'ultima azione, nonostante avanti 9-4, l'ultimo minuto, eppure parata e ripartenza, proprio a cercare il gol. Ma stiamo crescendo giorno dopo giorno, nonostante tutte le sconfitte di seguito. Adesso dopo due vittorie tutti... c'è un entusiasmo ritrovato. Sì, stasera c'è anche un Barocci ritrovato, sì, insomma. Un Barocci assolutamente, che tra l'altro è mancato anche la scorsa partita, ecco appunto, stava male, è ritornato alla grande. Comunque lui un gol alla partita se lo trova sempre, oggi 4. Come hai fatto, cosa hai detto ai tuoi ragazzi prima di entrare, anche perché qui ad Agugliano il campo, insomma, tutti si sono un po' lamentati, no, del gioco. Giochiamo, quando si gioca concentrati si riesce anche a trovare la velocità su tutte le azioni, e poi quando comincia a riuscire qualcosa dall'inizio. Ho visto che il contropiede non era più dettato dall'1-2 bensì da palla lunga e cercare il massimo, sì, un passaggio. È una cosa che ci è mancata molto in precedenza. E adesso, avendo anche Magliani davanti, che fa due metri, nonostante tutto, la velocità pazzesca arriva dappertutto. Che valore dai a questi tre punti in questa fase del campionato? Anche perché mi sembra che l'abbiamo superato, se non sbaglio, sì. I nostri diretti concorrenti. Quindi uno slancio ulteriore. Sì, assolutamente. In bocca al lupo, complimenti Daniele, alla prossima.